Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video della carriera dell'allenatore con l'Inter. Oggi partita e video importantissimo, quindi vi ricordo lasciate un bel mi piace, spaccate il tasto dei mi piace, perché c'è il derby signori, c'è il derby, subito così dopo tre partite, purtroppo due pareggi, se ve le siete persi andatevele a vedere perché comunque sono state delle belle, ma belle belle partite. Questa è la formazione che ho deciso di proporre subito con Mahrez perché, come vi ricordo, il nostro COC titolare, Çalhanoğlu, si è infortunato al crociato per 4 mesi e quindi sarà fuori. E quindi al suo posto Jovetic, che mi avete consigliato in tantissimi di utilizzarlo più spesso. E guardate un po', neanche farlo apposta, Çalhanoğlu si è spaccato in due. Comunque ragazzi, concentrati, oltre a questa partita di oggi ce ne sarà anche un'altra, ma concentrati sul derby, bisogna portarlo a casa ragazzi, bisogna assolutamente portarlo a casa, partita importantissima contro un Milan che se non sbaglio ne ha pareggiata una e ne ha vinta una, ma non è importante, è importante vincere oggi. Torna indietro da Felipe Melo. Sbaglia tutto Jovetic, fa ripartire Bacca. Ondà, fermato da Florenzi, che sta facendo un inizio di campionato spettacolare. Bertolacci, Antonelli, gira tutto per Balotelli, che tira al volo. Alto. Con Ndogbia, per Mahrez. Si fa vedere Icardi. Anche Jovetic. Bella palla per Bolasie, forse un po' lunga. Ci arriva prima Diego Lopez. Ma grande idea di Icardi. Anzi, di Jovetic, scusate. Antonelli, infermabile, incredibile, ragazzi. Incredibile, campione è veramente tosto. Campione è tosto. Non credevo. Attenzione, Balotelli si gira. Gran copertura di Telles qui. Poi con Ndogbia. Perde un bruttissimo pallone. Ci stiamo praticamente suicidando. Jovetic. Fa partire con Ndogbia. Può andare con Ndogbia. Si fa vedere Bolasie. Il tiro di Bolasie! Diego Lopez, gran parata la sua. Poi Cardi se ne va. La mette in mezzo, ancora dove c'è? Attenzione! C'è Jovetic in buonissima posizione! Ma qui ragazzi è impossibile far gol, è impossibile. Cioè, campione più di un gol non lo riesce a fare. Sta gente si tuffa di petto. Che cosa devo fare anche qui? Può andare Icardi, il tiro da fuori di Icardi. Diego Lopez con una tranquillità incredibile. Può ripartire Jovetic. Può andare Yo-Yo in velocità. Non lo ferma nessuno. Attenzione, Jovetic entra in aria. Il tiro! Stefan Jovetic! Signori, che gol! Che gol di Jovetic, ragazzi! Si è fatto una scampagnata incredibile! Incredibile! Zapata a farfalle proprio, guardate qui. E poi il tiro di Jovetic, imparabile per Diego Lopez. Signori, gran gol del Montenegrino, guardate qui, quasi all'incrocio, imparabile. E adesso bisogna stare veramente, veramente molto attenti. Cerchiamo di farne un altro, cerchiamo di chiuderla. Finisce qui il primo tempo, ragazzi. Abbiamo fatto gol proprio alla fine. Molto, ma molto importante questo gol. Molto importante. Che palla per Bacca, ragazzi. Il miracolo di Handanovic. Il miracolo di Handanovic. Non mi aspettavo assolutamente un passaggio filtrante del genere. Bella palla di Mahrez per Jovetic. Può andare Jovetic. C'è Bolasie. Attenzione, Yannick Bolasie. Il tiro di Bolasie. Diego Lopez stavolta ci arriva. Mamma, questa è una gran parata. Questa è una gran parata. Harry Kane. Bella palla per Mauro Icardi. Bella palla per Icardi. Bruttissimo tiro il suo, ragazzi. Bruttissimo tiro il suo. Peccato. Era una bella palla quella di Kane. Jovetic. Poi Icardi. Ancora per Jovetic. Che ha ancora il controllo del pallone. Ma stavolta Zapata non si fa fregare. C'è Kučka. Indietro per Diego Lopez. Ancora Kane su Antonelli. Che brutta palla per Alex. Pressa Kane, ancora Kane, pressa, pressa Antonelli che la perde, pressa Antonelli che la perde. De Jong, gioca bene adesso il Milan, di prima. Poi Alex.
È uscito benissimo il Milan. Ma Abate qua si allunga il pallone. E c'è. No, raga. No, 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 no. Felipe Melo, la palla ancora lì. Ragazzi miei, ho provato in tutti i modi a lanciarla via. Ma non ci siamo riusciti. Bisogna ripartire veloci se rubiamo il pallone, eh. Perché loro sono tutti su. Bravo Felipe. Madonna, ma ragazzi, io non spingo niente. Io non capisco perché danno fallo. Io non spingo niente. Sì, Samir. Dai che è ancora lì, ragazzi. Teniamo il possesso. Buonaventura. Oddio, liscia il pallone. Poi Felipe Melo non riesce a respingere. Secondo. Poi vai Maurio. Va Maurito. Vai Maurito. Vai Maurito. Tira là. Tira là Maurito. Soffriamo insieme, ragazzi. Soffriamo insieme. È difesa a oltranza, è per quello che Kane non sale. Ma soffriamo insieme. Tiela là, Mauro! Tiela là, Maurito! Brutto fallo di Alex! Non ci credo! Ma non ci credo! Non ha fischiato, ragazzi! 3 minuti di recupero, ragazzi! Bacca! Bacca laterale! C'è Miranda che prova a tenerlo! Non ce la fa! La mette in mezzo! Palo! Palo di Zapata! Palo di Zapata, incredibile! Ci mancava solo che mi faceva gol Zapata, guarda che è incredibile! Poi Handanovic! Sassa sul pallone! Ancora il Milan che ci prova. Abate. Il tiro di Honda. Fuori! Fuori! L'abbiamo sofferta insieme e l'abbiamo vinta, signori. 1-0 per noi. Derby nostro, signori. Derby nostro. Grande vittoria di cuore, ragazzi. Grande vittoria di cuore questa. Grandissima vittoria di cuore. Grandi. Mamma mia, ragazzi, sono agitatissimo. Ok, vedete ragazzi, siamo già saliti in terza posizione con 5 punti. Napoli a 6 e Atalanta a 7. Avanziamo, vediamo contro chi saremo. Contro il Chievo e poi ci sarà anche il turno infrasettimanale. Io lascerei sempre questa formazione qui, che è andata molto bene contro il Milan. Comunque, signori, ci siamo accorti che se soffriamo insieme, questa serie sarà bellissima. Perché sì, si soffrirà tanto tanto, ma ci sarà un sacco di supporto, sono sicuro, da parte vostra. Anche quando le cose andranno male, perché prima o poi le cose andranno male, ragazzi. Già le prime due partite sono stati due pareggi. Non abbiamo perso punti, però, insomma, si poteva fare sicuramente qualcosa in più. Ma adesso pensiamo a questa partita. Subito Jovetic. Che vede Bolasi, ma cacciatore chiude tutto. Pinzi. C'è Paloschi. Largo Meggiorini. Che si fuma Murillo. Troppo facilmente, forse. Non perdiamo il Chievo sotto gamba, mi raccomando. Si fa vedere Bolasi. Molto bene, i due. Poi Tejes. Può andare Tejes. Attenzione, la finta di Tejes. Il tiro di Tejes! Fuori di pochissimo. Madonna ragazzi, sempre, mai una volta che va dentro alla prima. Mai una volta che va dentro alla prima. Ha sfiorato il palo questo tiro di Tejes. Grande azione però. Se ne va ancora Tejes. Icardi, ancora per Tejes. Mamma mia, qui grandissima azione dei due. Ma grande intervento anche di cacciatore però. Andare Tejes, che si propone tantissimo. Bella palla per Jovetic. Mahrez, per Icardi, davanti al portiere! Mauro Icardi! 1-0, signori, al 26esimo. Che azione! Finalmente il primo gol del nostro bomber. Speriamo il primo di una lunga serie. Ma signori, che azione! Grande Inter, grande palla di Mahrez, signori. Mamma mia, scusate se dico tante volte signori, ma ci sta. Grandissima palla di Mahrez. Poi Icardi da lì non sbaglia, ma grande azione dell'Inter. 1-0 per noi. Può ripartire Florenzi, signori. Attenzione perché può partire Florenzi, è veloce. Vai, vai Flore, vai Flore, vai Flore. Bella palla per Mahrez. Attenzione Mahrez! Peccato, grande rientro di Gamberini. Grande rientro di Gamberini. Finisce qui il primo tempo, 1-0 per noi ragazzi. 1-0 per noi. Cerchiamo di tenere.
Attenzione, bella palla in mezzo. Ci arriva, credo, Miranda, non Andanovic. Qua purtroppo i portieri escono sempre. Meggiorini! Andanovic, facile. Puoi far ripartire subito Jovetic. Dai Bolasi, dai Bolasi, dai Bolasi. Molto bene qui il lavoro di Bolasi. Che palla per Jovetic! Il tiro di Jovetic! Centrale. Porca miseria. Ancora Marez, che può andare in velocità. Non mi perdere il pallone, bravissimo Mahrez. Mettila bene in mezzo. Dove c'è Mauro Icardi? Poi Jovetic! Traversa di rovesciata. Incredibile. Che traversa ha preso Jovetic. Non posso crederci. Che palla di Felipe Melo per Icardi, ragazzi. Icardi! Mauro Icardi, doppietta per lui, signori. Un bomber all'improvviso, 2-0. Ma andiamo, che gol di Icardi. Gran lavoro di Felipe Melo, che è utilissimo alla squadra, ragazzi. Che palla, che palla. Qui si è andato benissimo Icardi. Ha proprio bruciato Gamberini, se non sbaglio. E poi piazzato di sinistro, firma il 2-0. Grande Mauro Icardi. Ancora Florenzi. Può andare in mezzo. La mette bene. Dove c'è Jovetic? Che parata ha fatto Bressan, raga? Ma che cazzo è Bressan? Ma come ha fatto a pararla? Batte con Ndombia, calcio d'angolo. C'è Harry Kane. Poi Brozovic, il tiro da fuori di Brozovic. Ancora Bressan. Non so cosa dire, sinceramente. Non so perché ha fatto battere il calcio d'angolo a Felipe Melo. Ma sulla testa di Jovetic. Poi ancora Kane. Se non sbaglio, sì. Beh, a sto punto meritiamo anche il 3-0. Cesar. Forza Miranda, e si riparte. E si riparte con Kane. Icardi. Può andare Felipe Melo. Ancora Mauro Icardi. Bella palla per Harry Kane. La finta di Kane. Il tiro! Bressan. Facile. Calcio d'angolo per l'Inter. L'ultima azione con Ndombia. Per Jovetic. Ancora Bressan. Ma andiamo! Andiamo, signori! 3 punti. Altri 3 punti. Grande vittoria. Grande vittoria. Guardate qui, meritatissima, ragazzi. Meritatissima, niente da dire. 10 tiri, 5 in porta. Altri 3 punti. Ragazzi, questo video direi che può finire qui. Vediamo un attimo l'ufficio, ma sono aggiornamenti solamente. Sono felice di poter giocare così spesso. Prego Murillo, sei un grande. Andiamo a vederci la classifica. Il Napoli l'ha già giocata e ha 12 punti, noi siamo a 8 punti. Siamo messi bene, dai, sono le prime partite di campionato, la classifica è ancora corta, bisognerebbe provare a continuare a vincere così. Comunque ragazzi, oggi due grandissimi match, veramente due grandissimi match. Siamo riusciti a portare a casa 6 punti, ben 6 punti, il massimo, e spero che questa sera vi piaccia. Quindi lasciate un mi piace, un commento, un consiglio ragazzi, mi raccomando, consigliatemi sotto anche qualche formazione da poter utilizzare. Noi ci vediamo ad un prossimo video della carriera dell'allenatore con l'Inter. Un saluto dal mezzo, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.